Ed eccoci qua al mercato di Sant'Ambrogio, dove ambienteremo questa puntata con Luca Menoni, che è il presidente dell'associazione commercianti, ovviamente. Anzi, c'è qualche cosa già che bolle in pentola per il prossimo Natale? Facciamo qualche anticipazione, dai. Non posso fare tante anticipazioni perché è una chicca molto bellina, ma un po' sulla scia dell'anno scorso, che facemmo un concorso a premi con una macchina elettrica da 7.000 euro. Quest'anno abbiamo una mezza idea di fare un grande concorso, sempre a premio, dove una persona potrebbe vincere, per esempio, un grande punteggio nella carta della carta mercato, dove potrebbe fare una spesa per tanto tempo. Tutto al condizionale, perché ancora non è niente di sicuro, ma insomma vi abbiamo dato qualche anticipazione. Allora, ma quali sono, ecco, gli avventori per quanto riguarda questo mercato? Più gli italiani, i fiorentini o i turisti? Sicuramente i fiorentini. Fiorentini, qui il fiorentino si identifica in questo mercato, perché trova noi ancora tutti i fiorentini, i prodotti sono prodotti locali, curati bene, e sì, abbiamo anche una fetta di clientela straniera, perché ci sono molte abitazioni che vengono affittate, per cui un buon 20% c'è, ecco. Allora, Luca, grazie ancora, buon lavoro. Prego, ciao. E vado a presentarvi invece chi è, eccoli qua, Antonio Morelli ed Emiliana Lucchesi, rispettivamente lo chef che ci accompagnerà e realizzerà materialmente il piatto di oggi, che, ricordiamolo, è il presidente dell'associazione cuochi di Massa Carrara. Al contempo è lo chef del ristorante Il Principino, che si trova proprio sulla passeggiata a Viareggio davanti all'Hotel Principe di Piemonte. Allora, il piatto di oggi è... Oggi facciamo lo sgombro con una panatura fatta con prodotti tipici della mia zona, che sono il pane di vinca, il miele della lunigiana, con delle erbe spontanee, una bavarese di lardo, insomma un po' un modo innovativo per cucinare il lardo. Qui accanto a me Emiliana Lucchesi, giornalista, scrittrice, enogastronoma, amica tra l'altro del mitico Gualtiero Marchesi, che quest'anno mi ha avuto, devo dire, l'onore di poter avere ospite alla Versiliana, e grazie a Emiliana. Ecco, tra l'altro abbiamo vissuto una giornata con Gualtiero, sì, eccezionale. Sì, no? Sì, vero. Allora, parliamo di questo piatto, ma il fatto di abbinare il lardo al pesce, addirittura con il miele, ma non ti sembra un azzardo? No, ora ormai a questi azzardi, fra virgolette, siamo abituati, perché ce ne sono stati ben più. Per esempio, da esemplificare è il formaggio con il pesce. Quello che era considerato un azzardo, una cosa da non fare, ormai è entrato nell'uso comune. Ma quindi questi no, no, ma è una, no, no, è una cosa. Ancora 20 anni fa Annie Feold ha fatto i suoi gamberi vestiti di lardo per umettare il gambero e per evitare che si secchi troppo durante la cottura, senza contare che gli dà. Quindi non ci dobbiamo sorprendere più. No, di tanto. Assolutamente. Ecco. Allora, caro Serafino, quanto viene? Intanto hai bisogno del pesce. Sgombro oggi. Quanto viene lo sgombro al chilo? Lo sgombro viene 13,50 euro, lo sgombro nostrale. Allora, vediamo dov'è lo sgombro. Eccolo qua, lo prendiamo. E come lo vuoi? Lo sfilettiamo. Lo sfilettiamo. Vai. Allora, tu datti da fare, mentre tu sfiletti lo sgombro, abbiamo appurato quanto viene. Io voglio sapere come sarà realizzato questo piatto. Dai. Allora, intanto pesce dimenticato, quello che si chiama pesce povero, ma che non è pesce povero, ma come si dice pesce dimenticato, perché anche come federazione abbiamo fatto un accordo con Federpesca per rivalutare questo tipo, questa tipologia di pescato. Poi perché, dicevo, un modo di utilizzare prodotti tipici nostri in un modo un po' più creativo, no? Quello che il cuoco di oggi deve fare, facendo attenzione un po' a un aspetto diverso della cucina, un po' più salutistico. Quindi useremo il lardo, faremo una gelatina di fatto di lardo fatta con agar-agar, che è una gelatina. Cos'è il agar-agar, scusa? Agar-agar è una gelatina vegetale, un'alga praticamente, che non ha nessun tipo di lavorazione, viene solamente essiccata e tritata. E che utilizzo hai in cucina solitamente? Sostituisce comunque la colla di pesce, è una gelatina, quindi una densante naturale. Quindi che, anche nell'ambito dei dolci? Assolutamente sì, insomma, che ha diverse particolarità. Oltre ad essere interamente vegetale, ha anche una cosa che la gelatina non permette, che è quella di servire il prodotto caldo o tiepido, perché non si scioglie. Via. Bene, allora vediamo un po' a che punta è la sfilettatura di Serafino. Vedo che è a buon punto, eccolo qua. Quindi attenzione, quindi questi abbinamenti fra il dolce e il salato, devo dire,
sono ormai delle cose consuete, sì, trovi non più novità. Sì, assolutamente, sono ormai decenni che... Anche il miele all'interno del pesce. Il miele è utilizzato in cucina da una vita, insomma, poi venendo dalla provincia di Massa Carrara, il miele della Lunigiana, quindi un prodotto che ci rappresenta in tutto il mondo, anche questo in modo unico perché insomma è riconosciuto a livello mondiale. E poi c'è, attenzione, un particolare pane, è il pane di Vinca. Ora dovete sapere che io, da quando conosco Antonio, io non conoscevo il pane di Vinca, me l'ha fatto conoscere Antonio Morelli che è qui accanto a me. In due parole, che cos'è il pane di Vinca? Allora, il pane di Vinca... Vinca intanto è una località. Vinca è una località di un paese popolato da cavatori che si trova... Comune? Comune di Fivizzano, quindi provincia di Massa Carrara, comune insomma, di Carrara. E il pane di Vinca perché? Il pane di Vinca allunga le lievitazioni, 12 ore di lievitazione, fatto con la crusca, quindi miscelata farina di grano tenero e crusca, cotto nel forno a legna, con un'acqua particolare presa proprio da Vinca. Insomma, è un pane realizzato tutto dai due... forni che sono lì a Vinca, quindi poco conosciuto perché è anche poco prodotto in termini di quantità e poco distribuito. La regia vi ha proposto qualche immagine del pane Vinca, prendiamo il pesce che Serafina ci ha sfilettato, grazie ancora, grazie. E diamo la parola alla nostra Angela perché adesso ci parlerà con il professor Ippi di un altro argomento molto interessante. Sì Claudio, io do il bentornato alla professoressa Lippi, docente di storia della medicina presso l'Università di Firenze. Il protagonista del piatto di oggi è il lardo, lei che cosa ci racconta sul lardo? Beh, come il peposo è associato al nome di Brunelleschi, il lardo è associato a quello di Michelangelo. Immaginiamo questo giovane Michelangelo Buonarroti che si inerpica per le colline che circondano Carrara alla ricerca dei pezzi di marmo migliori e incontra il lardo di cui diventa golosissimo. Questo è quello che racconta la leggenda, in realtà il lardo di Colonnata ci riporta a una fase della nostra storia quando cioè le nostre cucine incontrano il gusto delle popolazioni germaniche. Noi che eravamo abituati a utilizzare sempre soltanto l'olio, era una cucina quella romana che veramente abbondava di olio d'oliva, quando appunto le popolazioni germaniche si impossessano del nostro territorio, soprattutto nell'Italia centro settentrionale, il lardo comincia ad essere usato. Chiaramente, essendo un grasso animale, imponeva una calendarizzazione nel suo uso, perché si comincia a distinguere con l'uso dell'olio nei giorni di magro e l'uso del lardo nei giorni invece che il calendario liturgico consentiva l'uso non prevedeva il digiuno. Quindi poi ci sarà anche il burro, si realizzerà questa triade di burro, olio e lardo che dura in fondo fino ai giorni nostri, entrando anche nelle cucine nazionali. Professoressa, io la ringrazio, a te Claudio. Bianco sinonimo di marmo, marmo sinonimo di lardo, potremmo anche iniziare così effettivamente. Federica Menconi è una dei produttori di questo mitico lardo di Colonnata conosciuto in tutto il mondo. Pensate che è stato fatto uno studio, lardo di Colonnata lo conoscono i giapponesi piuttosto che i cinesi, piuttosto che gli americani, è vero? Certo, diciamo che però si avvantaggia anche della storia di Carrara e del suo marmo. E poi chissà perché, forse proprio perché è un prodotto che è così difficile da consumare, da accettare, riesce ad affascinare. Allora, diciamo che i cenni storici parlano addirittura dell'epoca dei Romani, ma sicuramente Michelangelo quando veniva a prendere il marmo ogni tanto qualche fettina se la mangiava. Beh, lo spero per lui quantomeno. Allora, parliamo a questo punto innanzitutto del disciplinare. Allora, il disciplinare di produzione del lardo di Colonnata IGP, indicazione geografica protetta, è stato riconosciuto dalla Comunità Europea nel 2004. Allora, che cosa prevede il disciplinare? L'area di produzione è Colonnata, io credo che sia una delle zone di produzione più piccole d'Europa. Ecco, è una frazione, di che comune diciamo? È una frazione del comune di Carrara, provincia di Massa Carrara, regione Toscana. Benissimo. È la parte estrema della regione Toscana, un po' atipica. Bene. Allora, poi altre caratteristiche del disciplinare? Allora,
zona di produzione colonnata. La lavorazione deve essere fatta dal mese, la lavorazione del lardo fresco deve essere fatta dal 1° di settembre fino alla fine di maggio. Questo per privilegiare, diciamo così, i mesi più freddi, anche se adesso non si sa più quali sono le stagioni. Gli ingredienti sono lardo fresco suino, deve essere lavorato entro 72 ore dalla macellazione, questo per evitare l'utilizzo di lardi congelati di inferiore qualità. Gli ingredienti fondamentali sono sale marino naturale, aglio sbucciato, rosmarino e pepe nero. Poi ogni produttore può utilizzare altre spezie, questo dipende dal gusto personale. Federica, terminiamo questo piacevole, devo dire, escurso, ci vorrebbe qualche ora per presentarvi. Intanto ricordiamo che questo in piccolo che cos'è? Questa è la conca di marmo, il contenitore dentro il quale viene conservato il lardo, messo a strati, alternando appunto lardo, sale, erbe, spezie fino al riempimento. 6 mesi di stagionatore sono il minimo necessario indicato dal disciplinare affinché il grasso possa assorbire tutte l'intensità e la complessità del misto di spezie e degli ingredienti che sono stati aggiunti. Se andrete ad acquistare una confezione, attenzione bene, seguite il marchio è assolutamente fondamentale, lo vogliamo indicare? Allora, questo è un maialino, però magari nella confezione sul banco, allora nei trancetti piccoli l'etichetta rimane, però diciamo al banco, dal negoziante dovete pretendere la presenza di questo sigillo che riporta un codice univoco di tracciabilità all'indicazione di lardo di colonnata IGP. Allora, di lardi ce ne sono migliaia e migliaia, di lardo di colonnata uno, grazie. Ed eccoci qua nella cucina di Lost and Found, questo ristorante che si trova su Viale Gramsci, proprio vicinissimo a Piazza Beccaria, qui a Firenze, per dare vita al piatto. Piatto che, ripeto, si rifà a degli ingredienti che noi abbiamo acquistato questa mattina al mercato di Sant'Ambrogio. Con me Antonio Morelli. Antonio Morelli, ricordiamo, lo chef del ristorante Il Principino di Viareggio e tra l'altro presidente dell'Associazione Cuochi della provincia di Massa Carrara. Titolo del piatto. Allora, oggi facciamo un filetto di sgombro con una panura fatta col pane di vinca, miele della Lunigiana, delle erbe spontanee degli spinaci, in questo caso appena saltate, e una bavarese, o chiamiamola una panna cotta, una gelatina, insomma, come la vogliamo chiamare, al lardo di colonnata. Allora, possiamo dire che è un trionfo di sapori della Lunigiana, in modo particolare, se vogliamo completare, della provincia di Massa Carrara. Potrebbe, una volta c'erano le APT, le associazioni provinciali, questo sarebbe stato un piatto turistico da proporre ai turisti. Attenzione, Vinca è una mena località, una piccola frazione del comune di? Di Fivizzano, quindi il comune di Carrara. In due parole, questo pane di vinca, come è fatto? Allora, pane di vinca che è fatto, ha una particolarità comunque fondamentale, che è fatto solamente a vinca intanto. Quindi con l'acqua del posto, una farina di crusca miscelata a farina di grano normale 00, e ha una lunga lievitazione, almeno 12 ore, e viene cotto nel forno a legna. Con dei pani con un peso standard, su 2 kg, 200 grammi a pane. Ecco, quindi, a livello di sapidità, per farci capire, ammettiamo che ci sia qualcuno che non l'abbia mai mangiato. No, è un pane, non è il pane toscano senza sale che siamo abituati ad assaggiare, perché nella nostra zona, sai che la nostra è una zona ricca di pani, la Barocca di Montignoso, la Barocca di Casa Lunigiana, insomma ce ne sono diversi, sono tutti pani comunque salati, non una tradizione toscana senza sale, anche se il companatico era poi il lardo di colonnata che comunque aveva sapore, però sono tutti pani salati. Ecco, il pane di vinca si abbina a quali cibi, a quali altri contorni? Beh, il pane di vinca, la sua morte, è una bella feta larga, con l'affettato dentro è il suo, poi mangiato lassù, perché non è mai stato a Vinca, consiglio di andare in un paese nato sui cavatori, insomma, dopo questo spot per coloro che di Vinca e che abitano a Vinca, andiamo a utilizzare, allora, che oggi cosa? Abbiamo usato prodotti del territorio. Beh, e li primo passaggio creativo, primo quindi passaggio. Condiamo lo sgombro. Bene. Quindi si taglia lo sgombro. Allora, qui abbiamo comprato lo sgombro, l'abbiamo sfilettato. Sì. Dal nostro Serafino, eccolo qua. Tagliamo a pezzetti. Ecco. Questi tranche, eccoli qua. E lo mettiamo, lo lasciamo nella sua ciotola. Cosa facciamo ora? Lo condiamo con un po' di sale. Bene. Il miele. Miele della Lunigiana, anche questo. Ecco, si sa miele che di acacia. Acacia. Quindi fiori di acacia. Bene. Ecco questo
connubio dolce e salato. Ci vuole un miele un pochino più dolce, no? Avrei potuto usare anche un miele di castagno, che è tipico anche quello della Lunigiana, però insomma mi avrebbe dato un gusto troppo forte per questo piatto. Bene. Il pane che io ho grattato e ho aromatizzato prima in padella con una noccetta di burro e del timo per dare un po' di profumo di più al pane. Lo metto qui dentro e lo condisco. Il miele cosa ci serve? Intanto a darci un pochino di dolcezza e al tempo stesso ci fa anche rimanere attaccata alla panatura, che altrimenti non rimarrebbe attaccata al piatto. Cosa facciamo? Mettiamo su una padella antiaderente in questo caso, così mi permette di usare pochissimi grassi, perché in questo piatto voglio usare pochissimi grassi. Appena un pochino di olio, poco. Facciamo scaldare la padella e mettiamo lo sgombro dalla parte della buccia prima, perché poi quando lo presenterò dalla parte della buccia. Quindi questo ha bisogno giusto di 2 minuti di cottura. Lo mandiamo avanti da solo. Un'altra parte cosa facciamo? Prepariamo questa gelatina di quella padella là, grazie. Questa gelatina qui di lardo di colonnata. Cosa facciamo? Non facciamo altro che scaldare il latte. Qui per qualcuno che come me non fa diete e non guarda quello che mangia, va benissimo anche una puntina di panna, non disdegnerei. Scaldiamo il latte e nel latte facciamo sciogliere il lardo di colonnata. Se trovate da qualche parte la crema di lardo ancora meglio, ma altrimenti la crema di lardo ve la fate in questo modo semplice, scaldando appunto un po' di latte e mettendoci il lardo dentro. Latte è un latte intero? Questo qui è un latte intero, però potete usare il tipo di latte che vi pare. Non c'è la particolarità del latte, qui il latte conta relativamente. Quello che conta qui adesso è far sciogliere il lardo. Lo accendiamo e lo facciamo andare. Nel frattempo il nostro sgombro cuoce, non facciamolo cuocere troppo, lo sgombro ha bisogno della giusta cottura. E quanto sarebbe la giusta cottura? Ma sono 3-4 minuti, questo è già poi corto. Dacci un consiglio così anche visivo. Quando è che praticamente... Intanto quando si stacca dalla padella, questo è già un indice di cottura. Bene. Così, vedete? E poi quando fa questo colore, vedete perché? Ambrato. Ambrato, perché si serve dalla buccia, perché rimane più bello anche come colore. Lo facciamo cuocere il giusto, gli ridiamo una puntina di sale perché sulla buccia ce n'è andato poco e lo lasciamo cuocere. Là si è sciolta, una volta sciolto il lardo con il latte, cosa facciamo? Ci mettiamo l'agar-agar. Perché l'agar-agar? Che cos'è l'agar-agar? Diccelo, perché così uno... guarda, anche Alessio non lo sa che cos'è l'agar-agar. Allora, l'agar-agar è un'alga vegetale, quindi non c'è aggiunta di nessun altro tipo di prodotto all'interno di questa gelatina. E che caratteristiche gelatina. Ha questa alga? Niente, è un'alga che si fa essiccare, viene semplicemente tritata e funge da legante. Per spiegare bene quello che è poi la gelatina, la colla di pesce. La colla di pesce che viene utilizzata nella pasticceria, esatto, in modo particolare. Questa ha due aspetti fondamentali. La prima è che è interamente vegetale, quindi qui lasciamolo, spegniamo e lo teniamo da parte, così ci rimane in caldo lo sgombro. Due cose particolari. La prima è che è interamente vegetale, quindi non ha bisogno di nessuna... Cioè, può mangiare anche gli intolleranti, i bimbi, ma non hanno nessun problema nessuno. E in più ha una cosa che è ancora più importante per chi fa cucina, che si può anche riscaldare. Quindi è un legante. È un legante che si può anche riscaldare e si serve legato. Quindi, tu comunque l'hai già realizzata. L'abbiamo già fatta. La puoi far vedere qui, la mettila qua. Ecco, qui. Che adesso il nostro Francesco ce la inquadra. Eccolo qua. Quindi allora, si ottiene una volta sciolto il lardo nel latte, mettiamo la agar-agar sciolta un pochino di acqua fredda e otteniamo questo risultato. Questa è la gelatina, ripeto, che è passata già in frigorifero e quindi si è solidificata. Si è solidificata. Ora cosa facciamo? Non facciamo altro che finire il piatto in questo modo. Mi dai l'altra padellina per favore. Ora noi abbiamo uno spinacio fresco, una puntina di olio. Possiamo abbassare un po' forse? Che sì, tanto che è questione di un minuto. Lo spinacio lo taglio leggermente, non si fanno bollire, direttamente in padella. Non serve farlo. Facciamo ridurre? Facciamo saltare, giusto? Deve saltare un attimo una puntina di sale e si fa cuocere. Benissimo. Allora, abbiamo tutti gli elementi. Abbiamo tutti gli elementi, piatto. Possiamo montare il piatto. Allora, lo montiamo in questo modo. Allora, piatto di portata. Un bel piatto così. Mettiamo sul fondo gli spinaci. Poi? Ecco qua. Ecco, ma questo piatto, per curiosità, magari l'avete mai presentato in qualche gara internazionale o nazionale
che ti ha visto protagonista insieme alla tua squadra della regione toscana, dell'associazione cuochi? Allora, guarda, questo è un piatto che si presta molto, perché? Perché il baccalà, lo sgombro è un pesce che intanto ha origine, diciamo, povere, se così può dire, o dimenticate, quindi è apprezzato anche l'utilizzo di queste materie prime da parte delle giurie. È un pesce che, come vedi, come struttura si presta a diverse lavorazioni, che siano grigliate, spadellate, fritte, e in più ha anche un ottimo aspetto ed è un prodotto che comunque conoscono anche in tanti. In più in questo caso abbiamo anche diverse tecniche, perché abbiamo spadellato una cosa, usato la gelatina naturale, usato diversi elementi che ci portano a fare un piatto un po' innovativo. Ecco, la cosa innovativa qua dov'è? Che se io mettessi adesso della gelatina fatta con la colla di pesce accanto ad un prodotto caldo, si scioglierebbe. Questa vedi che non si può sciogliere. La potrei anche scaldare in forno fino a temperature di 70 gradi, che così rimarrebbe. Questa è un po' la novità. Bene. Un filo di olio a crudo. E ci siamo. E qua ci siamo. Allora, se volete partecipare alla nostra trasmissione in qualità di cuochi, se volete far parte di Vetrina Toscana, quindi proporre ed applicare il protocollo di Vetrina Toscana, non fate altro che contattare www.vetrina.toscana.it e scoprire soprattutto quali sono i prossimi appuntamenti che Vetrina Toscana organizza nella nostra regione. Per quanto riguarda invece questo piatto, attenzione, andiamo a ricordare gli ingredienti e vado a prendere il nostro sacro testo. Allora, vogliamo ricordare a questo punto filetto di sgombro, 100 g di pane di vinca, che serve come impanatura. Come impanatura, è chiaro che se qualcuno non lo trova può usare un altro tipo di pane. Okay. Miele della Lunigiana, olio extravergine d'oliva, sale, pepe, lardo di colonnata che vedete è stato utilizzato all'interno di questo sformino, è bene precisarlo, di questa gelatina insieme al latte, e l'agar agar, è bene precisarlo. Poi erbi di vigna, erbe spontanee, come già detto pane grattato, burro e timo. Questi sono gli elementi essenziali che compongono questo piatto. Adesso non ci resta che prendere il piatto ed andare all'assaggio e sentiamo cosa ci dirà la nostra Emiliana Lucchesi. Vai! Ed eccoci qua, come promesso, all'assaggio. Compito che spetta ad Emiliana Lucchesi, ricordiamolo, giornalista, enogastronoma, scrittrice. Lei è stata, fra l'altro, guida dell'Espresso, vero? Hai partecipato. Per anni, si vede che ho qualche taglio. Addirittura mangiavi, che so, due volte a pranzo e due volte a cena. Sì, quando ero in trasferta, sì. Sì. Bene, adesso andiamo a commentare questo piatto. Intanto, così, come ti sembra di primo acchito? Mi sembra un piatto moderatamente creativo, e poi vedo qui un pesce azzurro che io amo particolarmente. Lo sgombro. Lo sgombro, sì, buonissimo, noi a Viareggio lo chiamiamo ciortone, ma insomma di quello si tratta. Poi presentato così con questa gelatina che gli dà questo tocco innovativo, direi così... Alla prima occhiata è molto molto gradevole. Allora andiamo all'assaggio, poi sentiamo anche il tuo parere. Intanto, Antonio, parliamo un po', come nasce un piatto nella tua cucina? Beh, intanto l'attenzione alla materia prima, sicuramente materia prima di qualità, materia prima se è possibile del territorio. Chiaro che non è che bisogna fare una fissa, poi se uno è toscano usare solo prodotti toscani, però insomma un 80% del mio menù è dato da prodotti tipici. Poi sicuramente la stagionalità, che è una cosa alla quale tutti fanno riferimento ma che ormai quasi nessuno rispetta. Perché? Perché ogni frutto ha la sua stagione, come si dice, come recita un vecchio detto, quindi è importante anche consumare il prodotto nel momento della stagione. Chilometro zero, ma completato dalla stagionalità, sì. Quindi utilizzare prodotti di stagione. Bene, allora, sentiamo il parere della nostra giornalista. Volevo provare tutte e tre le cose insieme, devo dire che sono armonizzate molto bene, devo dire che questo giovane ragazzo è molto bravo. Bene. Allora, qual è il vino, Emiliana, che tu suggeriresti in abbinamento a questo piatto? Io starei in Toscana e andrei magari su un Morellino di Scanzano, gradevole perché si può servire anche di frigorifero, in quanto non ha un contenuto di tannini molto alti, e si può servire anche fresco, che per l'estate è gradevolissimo. Quindi sgombriamo ogni dubbio, il Morellino di Scanzano va bene con lo sgombro. Sì, così abbiamo fatto questo abbinamento. Grazie ai nostri gentili ospiti, appuntamento a domani, stessa ora, con Toscana a tavola.